Qua ti sto facendo vedere la pietra appena la sto iniziando a pulire. Guarda al momento com'è, le condizioni in cui sta la pietra. Devo averci fatto la pizza sopra, guarda com'è. Guarda, tra una ventina di minuti come la pietra inizia a pulirsi praticamente da sola. Una ventina di minuti la pietra si pulisce da sola. Richiudo e lo lascio stare 10 minuti. Fra 10 minuti lo riapro. Allora, io in questo momento proverò a fare il secondo passaggio dell'apertura della camera per pulire la pietra. Questo è il secondo passaggio, dopo 10 minuti ancora. Ecco, come potete vedere, la differenza si inizia a vedere. Vi do una rettatina giusto per. Però è già molto evidente che la pietra è pulita. Guardate già la differenza tra prima primo passaggio e questo qui. Come potete vedere, quelle macchie nere non ci sono più. Faccio l'ultimo passaggio dopo 10 minuti e poi basta così. Vediamo se è cambiato qualcosa dopo 10 minuti. Diciamo che piano piano, come puoi vedere un po', dopo solo 10 minuti qualcosina inizia a cambiare. Ok, proviamo tra altri 10 minuti. In questo momento vado a fare l'ultimo passaggio, il terzo passaggio. Con la pietra fiesole, pietra cotta, la pietra fiesole, i passaggi possono bastare tranquillamente 2 o 3 passaggi da 10 minuti ognuno. Con la pietra refrattaria invece ci impiega un pochettino in più, 4-5 passaggi da 10 minuti. Quindi la pietra fiesole si pulisce in breve tempo. Andiamo a vedere il passaggio finale, sarebbe il terzo. Ecco, come potete vedere, la pietra è abbastanza, diciamo, pulita, tenendo conto com'era prima, no? Nel primo passaggio, com'era la pietra, in questo momento è decisamente un'altra pietra a confronto alla prima.